andata alla grande. Capito? No, no. Si alza. Sereccio. Sì. Allora, questo posto è nato nel 1956 da parte di mio padre, che veniva da Bitonto e ha aperto questo panificio a Giovinazzo, lui e mia madre. Poi col tempo l'abbiamo un po' ristrutturato, ma la zona dove hai fatto le riprese di laboratorio è sempre quello. Abbiamo cambiato il forno e qualche altra cosa. Poi col tempo si è arrivata a questo risultato. E, la pizzella, che è la vera diciamo, specialità di Giovinazzo, l'ha inventata mio padre negli anni 60, quindi col tempo abbiamo avuto l'evoluzione, io poi ho preso in possesso dall'85. Pizzella è una tipica focaccia barese, però non si può chiamare né pizza e né focaccia, è una via di mezzo, c'ha solo il nome particolare. E se tu vai anche fuori Giovinazzo, Non riesci a trovarla, quindi è una cosa tipica di Giovinazzo. Diciamo la prelibatezza della pizzella, che è abbastanza fine, quindi è una una bella croccantezza e si mantiene anche tutto il giorno. Non solo si mangia quando è calda, ma si mangia anche buona quando è fredda. Quindi diciamo anche mangiandolo la sera la cosa è abbastanza buona, rimane sempre buona nel tempo. 1,90 euro. Eh? 1,90 euro. Yeah. Ormai siamo super internazionali. Thank you.
Hai capito? Sì. C'è fai. E dopo fai qua, non ti preoccupare, ma sì, sì. Fanno le palline. Vedi come fa. Laterale. Allora fatti in quadra, eh. Riescono già il pallone. Ehi, buongiorno. Saluta Rena. A posto, ciao. No, le rosse insieme alla bianca. Tradizione, ancora, da cosa le fanno? E che te non la so, sicuro. Con tutte e due.
bambini. Noi viviamo a Bologna. Ah, ok. E veniamo giù ogni estate. Ah, ho capito. E tutte le volte che veniamo giù, veniamo qui tutti giù. Ho capito. E poi quando partiamo, sì, andiamo in macchina, okay, facciamo il carico. Magari la prossima. Sì, perché questi poi li puoi mettere in freezer e tirarli fuori pure a Natale te li mangi. Capito? No, no, no. Coffee. Una pizza. Due caffè. No, io no. Due caffè. Ah, ok. Così qua. Sono sì. Tu se ne mangia tu. Ciao, ciao, grazie. Ciao. È un piacere. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Prego. Per dammeli quei due con giuste, non penso che ce ne assai con fare la larga. No, no. Chi altro? Chi ci fa? Anch'io lo volevo dire. Allora senti, mi dai, tu sei queste che stanno qua in questa bandiera? Ok. Allora, ai suoi tempi loro erano piccoli e di là noi tenevamo sempre in panificio. Sì. Si lavorava tanto, però non si faceva, le focacce alte, quelle alte. La gente non voleva aspettare, perché dovevano crescere. Sì. Mio marito si inventò, diciamo facciamo questa così, veloce veloce. Da fare questo esperimento veloce è andata la grande, capito? Dimmi. Prego. Qua siamo tutti amici. Sì, vero. Anche chi viene da Bitonto di accettare. Oh, basta! Ciao. Ciao, dici. Oh, ciao. 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 Qua c'è qua, pizza. Thank you.
Sono mi dai panini. Dammi una bella pizzella. La Varese? Sì, la Varese mi devi dare, quella là. Già fatto l'intervista. Carmela, poco? Sì, sì, poi no, sembra che una volta. Ah, davvero? Ho visto già un camion in piazza già. Eh? Mi devi dare un aiuto e rimarti di più, non è di me. No. Grazie.